Benvenuti all'edizione del nostro giornale del 2 febbraio 2018 in studio Gio Prestia. Queste le notizie alla Procura della Repubblica di Sciacca. Grazie a un processo di digitalizzazione già bene avviato sono stati dimezzati i tempi di arrivo e trattazione dei reati. Il dato contenuto nel bilancio di responsabilità sociale dell'ufficio giudiziario saccense è stato diffuso oggi dal Procuratore della Repubblica di Sciacca Roberta Buzzolani nel corso di una conferenza stampa. La Procura saccense è uno degli uffici più avanti nell'ammodernamento del processo telematico necessario per diminuire i tempi della giustizia e di conseguenza anche i costi. C'è malumore in Forza Italia di Sciacca. In una nota, i dirigenti locali richiedono un incontro a livello provinciale con la presenza del coordinatore provinciale e di tutti i dirigenti del partito per capire il metodo della scelta del candidato del collegio di Sciacca per poi partire per vincere questa competizione fondamentale per tutto il territorio. Cambiamo argomento. I carabinieri hanno effettuato una vasta operazione sul territorio riberese, tesa al contrasto del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro irregolare. L'attività è stata svolta in occasione della raccolta delle arance nelle campagne, ove è stata riscontrata una situazione di sfruttamento nei confronti di vari braccianti agricoli provenienti dal Nord Africa, approfittando della loro condizione di bisogno. Sono state denunciate quindi a piede libero alla Procura della Repubblica di Sciacca due persone, fra cui il titolare di un'azienda agricola, per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La rottura di una fune d'acciaio trascina porta che ha provocato il guasto di uno degli impianti elevatori del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca nel corso della mattinata di mercoledì 31 gennaio è stata riparata e il montalettighe è tornato in funzione nel corso di un paio d'ore. Entro il 10 del mese di febbraio, stando alle previsioni del servizio tecnico aziendale, saranno rimessi in funzione i primi tre ascensori, mentre gli altri tre, al termine di un intervento specializzato, ripartiranno entro la metà di marzo. Silenzio sulle terme di Sciacca. Oggi i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle evidenziano che sono trascorsi più di tre mesi dalla cerimonia in pompa magna per il trasferimento di parte del patrimonio termale, grotte di San Calogero escluse. Poi silenzio e immobilismo hanno fatto seguito a quella festa e oggi, dicono i grillini, pesano come un grosso macigno sulla città di Sciacca. Per i pentastellati l'impressione è che il metodo utilizzato sia stato sempre lo stesso, quello dei grandi slogan da campagna elettorale per confondere e illudere il cittadino, salvo poi lasciare tutto per com'è. Per il momento è tutto, mi fermo qui. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it.